Ed eccoci tornati in diretta con il nostro BCE Board. E allora, manca poco, mancano 6 minuti, perché di norma è sempre molto puntuale l'inizio della conferenza stampa di Christine Lagarde. Appunto, mancano 6 minuti alle parole della numero uno della Banca Centrale Europea. Staremo molto attenti a vedere intanto cosa dirà. Ovviamente ribadirà le questioni, le informazioni uscite nel comunicato, ma insomma sarà interessante e importante vedere quale sarà il suo atteggiamento. Intanto, brevemente un riassunto di quello che è accaduto. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale ha deciso di porre fine agli acquisti netti di asset nell'ambito del programma a partire dal 1 luglio 2022, quindi non da questa riunione ma dalla prossima. Ha concluso che le condizioni sulla forward guidance sono soddisfatte e di conseguenza ha deciso di aumentare i tassi di interesse chiave di 25 punti base nella riunione di politica monetaria appunto di luglio. Guardando più avanti, lo leggete anche in sovrimpressione, era un po' quello che era nelle attese, il board di Francoforte prevede di aumentare nuovamente i tassi di interesse chiave a settembre, non si sa ancora di quanto, ora appunto a luglio di 25, e poi nel comunicato si legge che dipenderà da ciò che accadrà, ovviamente a livello esogeno, quindi tutti gli indicatori che naturalmente la Banca Centrale Europea dice di tenere monitorato. Viene sottolineato inoltre che in caso di rinnovata frammentazione del mercato, i reinvestimenti del PEP possono essere adattati in modo flessibile. Questa parola flessibilità ricorre continuamente nel tempo, nelle classi di attività e nelle giurisdizioni in qualsiasi momento. Questi sono i messaggi chiave, insomma, che abbiamo letto nel comunicato diffuso dalla Banca Centrale Europea alla fine del meeting. Allora, saluto Emanuele Rigo che sarà con me per tutta la conferenza stampa praticamente. Emanuele, grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a te, Emanuele, grazie per l'invito. Grazie. Allora, ti aspettavi tutto questo o speravi in qualcos'altro? Ma diciamo che almeno per il momento la situazione è in linea con le attese di mercato ed è assolutamente allineata con quelle che sono le aspettative di un'uscita a fase di politica monetaria iperaccomodante a cui abbiamo assistito negli ultimi ormai anni, perché parliamo ormai di 2 anni e qualche mese. Le dichiarazioni e quindi il commitment della BCE per un rialzo di tassi di 25 basis point mette un pavimento minimo a quella che sarà l'azione della prossima riunione di luglio, in cui parteciperà anche il rappresentante della Bundesbank, che non era presente a questa riunione per il principio della rotazione, per cui immagino abbiano anche provato a fare Sì. uno spostamento leggermente in avanti per un motivo di questo tipo, anche se il mercato comunque si aspetta qualcosa in più dei 25 basis point dichiarati, per cui da un certo punto di vista Lagarde continua a mantenersi le mani libere con un atteggiamento che ormai è pianificato e quindi succederà, ma mantenendo, diciamo, il minimo sindacale nelle dichiarazioni che ha reso, scusa, nello statement che è stato pubblicato e nelle dichiarazioni che renderà a breve nella conferenza stampa di oggi, e chiaramente tenendosi le mani libere eventualmente anche per correggere il tiro e promettere e per attuare un rialzo più importante. Il mercato continua a aspettarsi Certo. di oggi 0,36, media tra lo 0,25 e lo 0,50. Stiamo a vedere quello che succede. Cosa ne pensi della frase proprio adesso? Mancano 2 minuti, insomma, ovviamente appena dalla regia o io vedo che arriverà Lagarde, ci interromperemo e seguiremo lei, ma intanto cosa ne pensi della prima frase, la frase con cui si apre il comunicato, cioè il fatto che si mette in evidenza come probabilmente nel medio termine l'inflazione tornerà vicino al target del 2%? Allora, io Perché ha lasciato un po' anche i miei ospiti precedenti, no? Abbiamo un po' riflettuto su questa, non convinzione, ma su questa previsione che però al momento non so su cosa si stia basando, ecco. diciamo che se dovessimo fare, magari avremo tempo più tardi, una digressione su quelle che sono Sì. state le 5 fasi di elaborazione del lutto e della realizzazione che c'è l'inflazione, che questa politica monetaria iperaccomodante ha portato inflazione,
avrebbe portato inflazione in uno scenario base, abbiamo assistito a uno scenario molto più peggiorato rispetto a uno scenario base standard di un'analisi macroeconomica di proiezione per una banca centrale, tra guerra e lockdown aggiuntivi in Cina. Chiaramente tutti i piani sono andati un po' a farsi benedire. Questa frase qua messa all'inizio dello statement, secondo me, è una presa di coscienza molto importante, nel senso che dire che l'inflazione alta è una sfida per tutti noi, sembra un po' la letterina a Babbo Natale o comunque un libro dei desideri. Sembra È un po' dal un po' l'auspicio più che effettivamente una mezza previsione, no? Beh, sì, è una presa di coscienza di un atteggiamento che è stato, forse ha chiuso troppo gli occhi su un fenomeno che era molto evidente, che ha diciamo, portato a un'azione un po' tardiva, e diciamo che questa frase messa qua all'inizio è un po' un biglietto di scuse, in buona sostanza, rispetto a. Ah, ecco, lo leggi come biglietto di scusa, è vero, è vero. È una buona lettura, Emanuele. Senti, appunto, l'Europa che attendeva, gli indici europei che attendeva ovviamente quantomeno la notizia che è questa, no? Quella del rialzo dei tassi dal mese prossimo, adesso aspetta le parole. Ma insomma, fin dalle battute iniziali della giornata ha performato sotto la parità, adesso soprattutto Milano sta aumentando le vendite, ovviamente, cioè, insomma, sappiamo che dalla situazione di cambiamento di politica monetaria l'Italia potrebbe rimetterci assai in un contesto, come dire, come quello in cui stiamo vivendo adesso. Sì, anche se diciamo che la Banca Centrale Europea dall'era Draghi, si è dimostrata sempre molto attenta a quel fenomeno di cui parlavi tu anche nella parte introduttiva della frammentazione e del problema degli spread, che sono chiaramente uno dei problemi principali, a cui deve rispondere e dare una risposta la Banca Centrale, Europea in questa fase nello specifico. Sì. Diciamo che rispetto a situazioni del passato, data anche l'enormità, del debito che si è creato in questi ultimi 2 anni, la Banca Centrale Europea dovrà prestare massima attenzione rispetto agli eventi del passato, agli strumenti È arrivata Christine Lagarde, Emanuele. Dopo continuiamo a ragionare su questo. Allora, colleghiamoci con Christine Lagarde da Amsterdam. A warm welcome to all of you. Good afternoon. Today and also yesterday, the Netherlands Bank had the honor of hosting the ECB's Governing Council here in Amsterdam. It was the first time in 20 years that the Governing Council came to the Netherlands again. Today is also the first time that the ECB hosts this press conference again in physical format, and I hope it will add to the joy. Thank you. Over to you, Wolfgang. Thank you very much, Governor Knot. We are also joined here on stage by President Lagarde and by Vice President de Guindos. This is a hybrid meeting, and for those who join us remotely, I would like to ask you, as always, to turn your camera and your microphones if you ask your questions. I will now give the floor to President Lagarde. President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang. Thank you so much, Klaus. It's a real pleasure being here in Amsterdam, but we'll come to that later. Let me first wish you all in the room a good afternoon as well. The Vice President and myself
welcome you to our press conference. I would like to thank President Knot for his kind hospitality and express our special gratitude to his staff and for the excellent organization of today's meeting of the Governing Council. High inflation is a major challenge for l'invito ad Amsterdam, dove si diceva che era per la prima volta. Qua chiaramente ha ripetuto il discorso che facevamo prima sulla realizzazione dell'inflazione alta e che si aspetta un ritorno al 2%. E l'impatto principale sull'inflazione è legato ai costi dell'energia e all'impatto della guerra. Cosa importante, le proiezioni di inflazione sono state riviste a rialzo ed è su dei livelli che sono non desiderabili per chi ha fatto le rilevazioni. Ed è quindi il motivo per cui una revisione della politica monetaria in ottica restrittiva dovrebbe riportare ad un'inflazione in miglioramento, quindi nell'arretramento. Le nuove proiezioni vedono un'inflazione annuale al 6,8 nel 2022 e in discesa al 3,5 nel 2023. E 2,1% nel 2024, l'inflazione comunque rimane troppo elevata rispetto a quelli che sono il target della BCE, e l'inflazione core, quindi quella che esclude i costi dell'energia, dell'alimentare, dei componenti più volatili, dovrebbe scendere dal 3,3% nel 2022 al 2,8, 2023 al 2,3, nel 2024. La situazione della guerra in Russia, sta parlando chiaramente delle discontinuità che ha portato su diciamo tutta la situazione della catena del valore delle commodities con i prezzi che sono aumentati e l'impatto sulla crescita. Qui la Lagarde parla della crescita che dovrebbe riprendersi in caso dovessero venire meno tutte le situazioni di problematiche legate agli headwinds, con una situazione di crescita del PIL reale nei prossimi anni al 2,4, dal 2,8 nel 2022, 2,1% nel 2023 e 2024, con una revisione chiaramente abbastanza marcata al ribasso. Nonostante i dati sulla crescita economica e chiaramente per cercare di aggredire la fase di rialzo dell'inflazione, c'è stata presa la decisione di agire sul tema della normalizzazione della politica monetaria. Qui chiaramente andiamo alla situazione di politica monetaria e programmi di acquisto. Chiuderanno l'APP, l'Asset Purchase Program, il 1 luglio del 2022, con l'impegno a l'impegno a reinvestire i principal payments fino a che sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità ampie e appropriate. The
Governing Council concluded that those conditions have been satisfied. Accordingly, and in line with our policy sequencing, we intend to raise... Chiaramente la GAD tiene comunque un atteggiamento condizionale sui dati, data driven, ancora sulla politica monetaria, e sottolinea che la decisione di prendere un'azione diversa e quindi rialzare i 25 basis points della presa, ma chiaramente, come dicevamo prima, saranno le mani libere e sarà ogni successiva decisione, ma anche quella prossima, nel prossimo meeting, sarà legata ai dati che usciranno. Qui si parla chiaramente anche di una maggiore aggressività da parte della Banca Centrale Europea sul possibile ulteriore rialzo di tassi nella riunione successiva, quella di settembre, in maniera più importante dovesse essere necessario. E qui chiaramente continua a sottolineare quello che dicevamo prima, ovvero che la necessità di determinare i prossimi passaggi di politica monetaria sarà legata ai dati che usciranno di volta in volta. Si tiene anche le mani libere per quanto riguarda l'azione, la capacità di azione da parte della Banca Centrale Europea qualora dovesse determinare una necessità di azione maggiore e una difficoltà di trasmissione della politica monetaria. L'attività economica in area euro dovrebbe essere penalizzata dai forti incrementi dei costi dell'energia e delle materie prime, andando ad impattare negativamente chiaramente l'income disponibile. Le aziende, per effetto dei lockdown e dei costi delle energie elevati, hanno subito delle disruption, delle interruzioni di attività e interruzioni delle catene del valore che rischiano di impattare negativamente la loro attività. Il converso della medaglia chiaramente è che c'è un mercato del lavoro in miglioramento e che continua a cavalcare positivamente il recupero che è iniziato 2 anni fa, ma c'è la necessità che la politica fiscale dia una mano alla politica monetaria, soprattutto nella risoluzione del problema momentaneo dell'aumento significativo dei costi dell'energia. Qui si sottolinea ancora come il Next Generation EU, quindi il pacchetto varato 2 anni fa per il supporto alle economie nazionali, deve dare una mano ulteriore e deve essere utilizzato per consolidare la situazione economica in Europa. Si sottolinea ancora come i prezzi dell'energia sono in generale, in media, 39% più alti rispetto all'anno scorso, e questa cosa chiaramente sta impattando negativamente l'attività economica. Anche i costi di generi alimentari sono aumentati del 7,5%. Per effetto dei problemi di approvvigionamento legati anche alla guerra in Ucraina.
I rialzi di prezzo stanno diventando maggiormente impattanti un po' su tutti i settori e quindi ad avere impatto e a trasmettersi anche sugli altri settori, non soltanto quelli degli alimentari e dell'energia. La situazione del mercato del lavoro continua ad essere solida, continuano ad esserci disponibilità di posti di lavoro e anche gli stipendi stanno aumentando. La BCE continua a vedere la inflazione di medio termine su dei livelli accettabili intorno al suo target del 2%, ma con dei rischi chiaramente legati all'immediato. I rischi legati alla pandemia sono diminuiti significativamente, ma sono aumentati molto quelli legati alla guerra, che potrebbero continuare a creare una situazione di interruzioni e dei problemi di approvvigionamento per quanto riguarda l'energia. Invece, in uno scenario di escalation della guerra, potremmo vedere ulteriori aumenti nei costi dell'energia e del cibo, che potrebbero mantenersi molto elevati e cristallizzarsi su dei livelli elevati. Chiaramente lo scenario peggiore vede un rialzo dei prezzi che si stabilizza su dei livelli non accettabili da parte della Banca Centrale Europea, creando dei problemi sull'intera catena produttiva economica. I tassi di finanziamento, i tassi di interesse sono aumentati e hanno riflettuto quelli che sono il cambiato atteggiamento di politica monetaria più restrittiva. I finanziamenti alle imprese in marzo sono aumentati. Sono aumentati sia alle imprese per diversi effetti, ma anche alle famiglie che hanno mostrato una richiesta di finanziamenti di mutui molto importante. Lo scenario per la stabilità finanziaria, soprattutto nel breve termine, è peggiorato per effetto di tassi di crescita più bassi e costi di finanziamento più alti, che potrebbero portare ad un ulteriore peggioramento di condizioni di finanziamento. Questi effetti potrebbero chiaramente convertirsi in un peggioramento sulla stabilità finanziaria anche nel medio termine, con un peggioramento del rischio di credito soprattutto nel medio termine. I punti principali da sintetizzare sono: l'ingressione russa all'Ucraina continua ad essere uno dei rischi più importanti, l'inflazione è alta, oltre i livelli di tolleranza, e continuerà ad esserlo per diverso tempo, ma
la BCE farà di tutto perché l'inflazione ritorni sui livelli target nel medio termine. Qui chiaramente si parla ancora della normalizzazione di politica monetaria e che sarà dipendente dai dati e quindi dalla valutazione istantanea delle condizioni economiche, macroeconomiche e finanziarie. E comunque l'obiettivo è quello di stabilizzare l'inflazione sul medio termine. Ecco, allora Emanuele, sì, esatto, questi sono i punti che abbiamo sentito. Adesso sentiamo anche qualche domanda. Dipende insomma dall'outlook, da quello che succederà. Mi sembra di, insomma, mi sono appuntata un po' di cose. Vediamo se hai recepito, al di là poi delle notizie, intendo dire, il modo, no, con cui ha raccontato queste decisioni. Ha parlato di una maggiore aggressività della Banca Centrale Europea a settembre, quindi ammette sostanzialmente che l'inizio è stato molto morbido, che è stato molto cauto, sei d'accordo? Cioè, ha proprio cercato di trasmettere questa, come dire, proprio come rassicurare gli investitori e i mercati. Come dire, noi abbiamo iniziato, ma abbiamo iniziato tranquillamente. Sì, diciamo che ha detto un paio di cose, secondo me le abbiamo ricordate prima, ma vale la pena diciamo ripeterle. L'atteggiamento data-driven, data-dependent, nella sua essenza è un atteggiamento che ti dice quello che ha intenzione di fare, ma che non può prevedere quello che effettivamente si farà e diciamo l'impegno a rialzare i 25 basis point già il mese prossimo non esclude, dovesse peggiorare ulteriormente l'outlook di inflazione, un rialzo più importante. Però è stato dato un indirizzo anche diciamo, sulle prossime riunioni di politica monetaria, un atteggiamento maggiormente restrittivo, se dovessero verificarsi le condizioni, a settembre non fa altro che sottolineare ulteriormente il fatto che c'è la necessità di un maggiore intervento da parte della Banca Centrale Europea nei prossimi meeting, e questo chiaramente non esclude un possibile rialzo addirittura di 50 basis point nella prossima riunione. Insomma, se si tira diciamo, la riga di una maggiore aggressività per quanto riguarda la politica monetaria, è tutto sul tavolo in sostanza. Certo, intanto non c'entra nulla con l'Europa, ma insomma monitoriamo anche la situazione proprio economica in generale. Oggi è giovedì, sono state pubblicate le richieste dei sussidi di disoccupazione americane che sono cresciute più delle attese nella settimana del 4 giugno. Sono pari a 229.000 unità, in salita di 27.000 unità rispetto al dato della settimana precedente, visto che Lagarde ha parlato anche di lavoro, ha detto che gli stipendi stanno aumentando. Anche qui insomma c'è in corso peraltro in questo proprio in questi giorni tutto un dibattito intorno al salario minimo. In Europa è stato raggiunto un accordo, adesso i singoli stati dovranno prendere le misure rispetto a questo, ma anche questo, magari adesso andiamo a sentire cosa sta raccontando adesso e poi dopo ci torniamo con te, Emanuele. Anche su questo si potrebbero aprire tante parentesi, perché poi lo scenario economico e macroeconomico è talmente precario in questo momento che dire forse che gli stipendi stanno aumentando, poi evidentemente il board della BCE ha più dati a disposizione rispetto a quelli che posso avere io, ma insomma mi sembra che manchino dei puntini. Emanuele, se sei d'accordo, andiamo a sentire ancora cosa sta dicendo e poi facciamo, insomma, entra e esci per commentare quello che sta emergendo anche dalle domande che stanno ponendo i giornalisti. Ecco, qua sta sottolineando secondo me una questione importante, che è quella che dicevamo prima, ovvero la frammentazione, chiaramente implicando quella che è il problema di un rialzo degli spread in area euro rispetto al benchmark tedesco. Chiaramente una delle maggiori sfide sarà in questo contesto di uscita dalla politica monetaria iperaccomodante, sarà quella di dare una risposta alla possibilità che gli spread, soprattutto quelli periferici o dei paesi a maggiore rischio, subiscano un'impennata.
E qua chiaramente non fa altro che spolverare un po' quella che è la cassetta degli attrezzi della BCE, ovvero tutti gli strumenti messi in campo sia dalla sua gestione che dalla gestione precedente, quella di Mario Draghi, che sono riusciti ad aggredire poi effettivamente il discorso della crisi dei debiti sovrani, come abbiamo visto negli anni passati. Qua ovviamente ci chiede se la decisione è stata unanime. Ecco, chiede se in settembre rialzerà più di 25 basis point. Ah, questo è interessante. Abbiamo avuto discussioni molto più e quindi la decisione è stata unanime in questo caso. Sul tema del maggiore rialzo dei tassi in settembre, gli ha chiesto se potrebbe farlo addirittura a luglio. Reitera l'impegno a chiudere l'APP il 1° luglio. Poi sottolinea come i prossimi passaggi siano luglio e settembre, che è stato tracciato un percorso, quello che dicevamo poco fa, di rialzo dei tassi, ma che poi tutti gli assessment che verranno fatti e che verranno scelti saranno legati ai dati. Ripeto in sostanza quello che abbiamo detto prima. Quindi le tre condizioni di forward guidance sono state soddisfatte e quindi in linea con la policy che è in piedi, che è operativa, si può procedere. Chiaramente non è stato fatto in questa occasione, questo potrebbe aprire la strada ad un'azione forse più aggressiva nel meeting di luglio. 25 è chiaramente scontato. Quindi sicuramente ci sarà un'ulteriore azione di rialzo dei tassi a settembre, ma sarà basata sull'outlook di medio termine. Chiaramente non dà una risposta vera e propria, continua a tenersi le mani libere, però. E infatti, guarda Emanuele, ti stavo proprio chiedendo questo. Intanto, vabbè, quando risponde che alla domanda la decisione è stata unanime, sì, ma insomma si era paventata la possibilità che ci fossero più falchi, no? In questo momento. In realtà, a questo punto, bisogna pensare che siano state tutti colombe all'interno del board della BCE, visto che l'atteggiamento è quello di cautela. E sì, bravo, è la sensazione che stavo un po' avendo io. Una Christine Lagarde che è ovvio, si sta presentando anche molto sorridente, ovvio perché chiaramente deve cercare di non spaventare i mercati e gli investitori. Ma che mi sembra stia lasciando aperte tante possibilità, no? Nonostante l'avvio del rialzo dei tassi di interesse sia stato annunciato, ma questo lo sapevamo già, cioè, era improbabile che dicesse no, aspettiamo, vedremo a data da destinarsi quando sarà questo rialzo. Quindi, insomma, potrebbe essere corretto dire che è vero, abbiamo la notizia dell'inizio dell'avvio del rialzo dei tassi di interesse il prossimo mese, ma di fatto sembra quasi un non evento questa riunione. È sicuramente un non evento perché diciamo,
è una di quelle situazioni in cui non si fa altro che certificare un po' l'appuntamento dal notaio per l'acquisto di una casa, in buona sostanza. La decisione era già presa, infatti il giornalista gli ha chiesto, anzi lei ha sottolineato come c'è una procedura a cui la BCE deve rispondere, quindi non l'abbiamo potuto fare già in questa riunione. Questa cosa chiaramente vuol dire che probabilmente se n'era già parlato, c'era anche qualcuno che premeva per un rialzo dei tassi già in questa riunione, si è deciso di farla nella prossima. Lei ha utilizzato la procedura, che sicuramente è così, ma sembra che comunque volesse quasi giustificarsi per il ritardo che la BCE sta avendo nel rialzo dei tassi e nella tematica dell'aggressione di un'inflazione che sta diventando veramente, veramente molto importante. C'è da dire un'altra cosa, che l'inflazione in Europa, almeno per il momento, è diversa da quella a cui stiamo assistendo negli Stati Uniti. Quella europea è ancora legata molto all'aumento dei prezzi delle commodities e dei generi alimentari, e non tanto per un surriscaldamento dei consumi e dell'attività economica in generale. Però il passo è molto breve, per cui un'azione pronta ed efficace da parte della BCE era quanto mai necessaria, e finalmente è arrivata. Ok, no, infatti stavo intanto seguendo, perché poi ci sono, sto guardando su un altro monitor e leggo i sottotitoli di quello che sta raccontando. Andiamo ancora un istante e poi torno con un'altra domanda per te, Emanuele. Sentiamo se c'è qualche altra questione che sta emergendo, perché poi in realtà per ora, insomma, si stanno ripetendo un po' le solite questioni, però andiamo a sentire ancora un istante. Poi andiamo a vedere anche i grafici, perché c'è lo spread, anzi mostriamolo un istante dalla regia e poi torniamo dalla Lagarde, che è in aumento, sta salendo del 6,77%, dicevamo questo era uno dei principali indicatori da tenere sotto controllo, 225 punti base. Il rendimento del decennale italiano ovviamente continua a salire, siamo al 3,69, 6,39, si era detto, Emanuele, e dopo ci torniamo anche su questo punto, che insomma Lagarde avrebbe dovuto monitorare bene, cioè tenere sotto controllo lo spread. Ci torniamo tra un istante, andiamo a sentire cosa stanno dicendo e poi ripartiamo dallo spread. Insomma, qua gli ha appena chiesto se secondo lei la rialzo dei tassi avrà un impatto immediato sull'inflazione. Chiaramente Lagarde non può che rispondere di no, perché non è così, non funziona così il meccanismo di trasmissione di politica monetaria. Però sta sottolineando proprio quello che dicevi tu, che i costi di finanziamento sono aumentati, i rendimenti dei decennali e dei bond in generale governativi sono aumentati e stanno cercando di chiaramente andare a incorporare e apprezzare questa progressione dei rialzi. Un rialzo così importante molto probabilmente vede un aumento o comunque una stima da parte del mercato più importante. Questo chiaramente è un mio commento, non lo sta dicendo Lagarde, rispetto a quello che ci si aspetta. Quindi le attese di inflazione sono ancora tutto sommato ancorate, molto ancorate. E qua sembra un po' il whatever it takes. Lagarde dice che ha l'intenzione assoluta di ottenere il risultato di riportare l'inflazione sul suo livello di target del 2%. Se possiamo tornare un secondo in studio, effettivamente stiamo vedendo come effetto di questa riunione, che allora io stavo leggendo anche un po' i principali siti, insomma quello che titolano, chiaramente si mette in evidenza come sia partito, no, il nuovo programma di politica monetaria della BCE, ma insomma sì, è vero, perché è evidente che non ci sarà un passo indietro.
ma con molta cautela. Allora, gli effetti quali sono? Lo dicevamo poco fa, Emanuele, un commento su questo, sempre tenendo un orecchio anche a quello che succede in conferenza stampa, perché finché è in essere la seguiamo. Lo spread è salito 223 punti base, lo state guardando in questo grafico, 5,87% di rialzo, e dicevamo appunto i rendimenti ovviamente del decennale italiano continua a salire, 3,68, siamo a un rialzo del 6,10%. E poi invece volevo mostrare anche come l'euro-dollaro invece rimanga fermo il cambio, perché in realtà abbiamo usato la parola ingessato proprio per il cambio euro-dollaro che continua a rimanere a 1,0732. L'euro sta leggermente salendo nei confronti del dollaro, ma è un movimento che stava già facendo dall'inizio di questa giornata. E le borse si stanno indebolendo perché possiamo andare a vedere, insomma, i principali listini europei a partire dal nostro indice continua a perdere perché siamo quasi a un meno 2, meno 1,94% in questo momento il FTSE MIB sta facendo, il CAC di Parigi meno 1,46, l'Ibex di Madrid meno 1,39, le vediamo tutte in rosso, Piazza Affari continua a rimanere la maglia nera in questo momento quando sono appunto le 15,05, il DAX meno 1,58 e il FTSE 100 anche lui è in negativo, meno 1,01. Allora, effetto, diciamo, non a caso noi oggi abbiamo aperto questa diretta dicendo occhio allo spread ai BTP perché effettivamente si stanno verificando essere i market mover principali, adesso lo riprendo, ma insomma continua a salire lo spread, a questo deve comunque prestare attenzione. Intanto proviamo a sentire se ne parlano, insomma, durante la conferenza stampa. Emanuele, cosa ne pensi? Ma sullo spread chiaramente c'è una questione importante, tra l'altro specifica riguardo all'Italia. L'Italia con Recovery Plan e con il Next Generation EU si è messa in pancia 209 miliardi di nuovo debito. Adesso, a seconda dei progetti che poi verranno effettivamente implementati, e ha una situazione di finanza pubblica che tra i grandi paesi europei è forse una delle peggiori, per cui un aumento dello spread così importante in un contesto di rialzo dei rendimenti globali e anche europei per l'azione della Banca Centrale Europea è chiaramente diciamo un effetto che ci si aspettava, non poteva essere altrimenti. Abbiamo vissuto forse negli ultimi mesi e anni una situazione in cui diciamo, tutto ciò che riguardava il debito pubblico e la finanza pubblica sembrava non interessarci più perché c'era la pandemia, una situazione di forte rimbalzo e di mercati che erano tutto sommato tenuti sotto controllo da parte delle banche centrali con l'enorme massa di liquidità che era stata immessa, oltre alla liquidità che era stata immessa precedentemente per far fronte alla crisi del 2008 e 2009. Torniamo a parlare di debito pubblico e torniamo a parlare di finanza pubblica e di condizioni di finanza pubblica che purtroppo per il nostro paese non sono migliorate. Quindi un rialzo dello spread così importante è assolutamente una cosa che ci si poteva aspettare. Sì, assolutamente. Infatti, ripeto, noi avevamo proprio titolato Occhio a BTP e spread. C'è anche questa domanda di Andrea che ti giro, Emanuele. Prossima fermata, dice lui, speculazione sul nostro debito pubblico. Ben per chi ha intenzione di acquistare BTP? Bene per chi ha intenzione di acquistare BTP nelle prossime settimane? Cosa ne pensi? Allora, diciamo che quello che ha detto Lagarde oggi va nella direzione opposta, nel senso che gli strumenti per evitare una frammentazione nei diciamo, rendimenti dei titoli di Stato di vari paesi dell'Eurozona, quindi per evitare una crisi come quella che abbiamo visto negli anni passati, ci sono tutti. Lagarde ha parlato degli strumenti già a disposizione, già nella toolbox della BCE, strumenti varati dalla presidenza Draghi, strumenti varati dalla presidenza Lagarde, e ha menzionato anche ipotetici nuovi strumenti che potrebbero essere varati per prendere diciamo un eventuale avvitamento della crisi o di un'eventuale crisi o di una situazione di emergenza sul debito pubblico italiano o comunque negli altri debiti periferici.
in tempo per, diciamo, stemperare e mitigare gli eventuali effetti negativi. Per cui non, allo stato attuale sono tutti gli strumenti per evitare un nuovo avvitamento del debito. È ovvio che noi in Italia partiamo da una situazione molto peggiore rispetto agli altri paesi, più una situazione di aumento enorme del debito pubblico nella fase pandemica. Certo. Allora Emanuele, torniamo ancora da Christine Lagarde, vediamo se emerge, perché per ora insomma si sta girando intorno sempre un po' alla stessa questione. Sentiamo se emerge qualcosa di diverso. Dello spread non mi pare gliel'abbiano chiesto ancora, vero? Mi confermi? No, almeno per il momento, ma infatti. Proviamo ad andare a sentire. Sentiamo. Ah, esatto. Comincerò a guardare l'altro schermo. Qui sono domande chiaramente tecniche legate al reinvestimento dei principali dei payment derivanti dagli acquisto titoli. E se è appropriato parlare di normalizzazione politica monetaria in presenza di un impegno al reinvestimento dei payment. Quindi PEP e APP non hanno preso una decisione sul reinvestimento nella giornata di oggi, quindi continua la politica che era stata decisa in precedenza, ma ci sono persone all'interno del consiglio direttivo della BCE che vorrebbero maggiore flessibilità per quanto riguarda nell'utilizzo degli strumenti a disposizione della Banca Centrale Europea, e poi ha fatto questa situazione, commento sul climate change, sugli strumenti utilizzati per aggredire il problema climatico. Questa sembra un po' più la Lagarde politica piuttosto che tecnica sul tema dei reinvestimenti. Attenzione, intanto io mi inserisco perché vedo che rispetto a quanto stava accadendo fino a un attimo fa, anche sull'euro-dollaro vediamo. No, adesso, sì, adesso in realtà siamo tornati sull'1,07. Ecco, lo stavi notando anche tu, Emanuele, era sceso sotto la soglia dell'1,7. Sì, diciamo che questo come riunione di politica monetaria è stata abbastanza moderata, nel senso che non ci sono stati dei movimenti eclatanti, anche l'oscillazione di una settantina di punti base sull'euro dollaro, sul cambio principale, quindi non ha spostato sostanzialmente il mercato. Eravamo 1,0730, il mercato è stato stabile per tutte le ultime due settimane, praticamente dalla fine di maggio, dal 23 maggio è stato ancorato al livello chiave di 1,07. In rialzo, tra l'altro, rispetto agli affondi che aveva fatto, ha toccato addirittura quota 1,03,50, quindi si è risaliti, indicativo chiaramente di una presa di posizione, presa di coscienza da parte del mercato, che questa divergenza dall'azione della BCE molto accomodante e verso una rinormalizzazione, almeno per il momento, si sta verificando come da piani. Quindi il rafforzamento del dollaro relativamente all'euro, che aveva portato sotto quota 1,04, almeno sembra invertito, o comunque sembra certo. Congiurato. Certo, ok, sentiamo che chiedono. Io voglio sentire però dei spread. Lo so che mi sono fissata, ma perché non hanno ancora chiesto? Mi lascia un po' stupita questa, ma sai perché? Perché si è fatto proprio un parallelo, no? Rispetto alla sua prima riunione, ti ricordi quando Christine Lagarde disse non è compito della banca centrale tenere a bada gli spread, e il mercato ovviamente aveva risposto dandole subito un duro colpo, e poi l'aveva ritrattato, e quindi si è detto
probabilmente sarà un punto su cui insisterà, ma nessuno sta chiedendo. Evidentemente gliel'avrei chiesto solo io, però sentiamo cosa sta dicendo adesso Emanuele. Ma qui non sta parlando chiaramente di spread, ma sul tema dello spread la prima dichiarazione della Lagarde, nonostante fosse corretta da un punto di vista tecnico, è stata totalmente inappropriata e aveva creato veramente... Corretto, formalmente era corretto, però insomma diciamo che poteva evitarsela, ecco. A una conferenza stampa, infatti adesso sembra che abbia imparato, quantomeno ad essere un po' più politica nella sua funzione di tecnico. Che dice adesso? Questa. Ma qua sta parlando degli strumenti che sono a disposizione della BCE e chiaramente reitera l'intenzione di utilizzare tutta la flessibilità possibile per andare a dare risposta a quelli che sono i problemi che si presenteranno. L'inflazione e i tassi di crescita e di trasmissione della politica monetaria all'economia reale, per il momento sta parlando di gradualità, quindi diciamo che l'atteggiamento che Lagarde vede nelle prossime settimane è di una gradualità verso una normalizzazione della politica monetaria. Questo chiaramente va un po' in conflitto con quello che avevamo letto all'inizio, maggiore aggressività sul tema della politica del rialzo dei tassi, però e qua invece sta parlando ulteriormente di frammentazione, quindi diciamo quello che dicevamo prima nella trasmissione di politica monetaria è che alcuni paesi rimangano indietro, chiaramente è un riferimento agli spread dei periferici che sono il problema e chiaramente la Lagarde non fa che continuare a sottolineare l'intenzione di evitare la frammentazione. Quindi diciamo che almeno per il momento l'intenzione c'è. È chiaro che tutte le volte che bisogna reiterare più volte una informazione che anche potremmo sollevare qualche dubbio. Insomma, ci sono tutte le competenze per strutturare e predisporre e rendere attivi gli strumenti di politica monetaria per evitare frammentazione. Stanno chiedendo adesso, Emanuele, se posso, e poi magari continuiamo a dialogare un po' io e te. Qui. Questo è interessante, la domanda gli sta chiedendo, questa è un'inflazione importata, quello che dicevamo prima, la differenza di inflazione tra gli Stati Uniti e l'Europa, la nostra effettivamente è un'inflazione importata legata ai prezzi dell'energia e delle generi alimentari. Come si può reagire a questa inflazione attraverso la politica monetaria se l'inflazione è esogena? E chiaramente qua la Lagarde dice che è legata a situazioni esogene e terms of trade, quindi alla situazione di bilancio commerciale di commercio estero che chiaramente sta importando inflazione. Ma che chiaramente dei 75 item, 75 prodotti che sono misurati per calcolare l'inflazione, sono moltissimi, sono sopra il 2%, quindi anche se l'inflazione è importata e la maggior parte dell'inflazione è importata, si può agire a livello di banca centrale per cercare di stemperare quelli che sono altri elementi non necessariamente influenzabili da una politica monetaria a livello europeo. Ah,
qua ha parlato chiaramente di un aumento degli stipendi, ha fatto anche un riferimento al minimum wage che verrà implementato in Germania, che è stato approvato a livello europeo. E qua non fa altro che reiterare livello di la differenza di inflazione. La domanda surriscaldata negli Stati Uniti sta portando ad un aumento dell'inflazione che è un po' diversa da quella europea, che è esogena a livello europeo. Ci sono comunque lati, situazioni negative e positive, ce ne sono diverse negative per quanto riguarda la situazione economica, ma ci sono degli spiragli positivi come la ricomposizione delle catene del valore, soprattutto in Cina, dove si sta uscendo dal lockdown, il miglioramento del reddito disponibile da parte delle famiglie in Europa, chiaramente dà un po' di sollievo alle famiglie, che potrebbe dare diciamo un po' di respiro. E chiaramente c'è la questione del miglioramento della situazione economica, per esempio adesso fa riferimento al settori che erano stati molto penalizzati, come quello del turismo, dell'ospitalità, dei ristoranti, della ristorazione, che stanno recuperando e stanno migliorando e che stanno trainando diciamo una situazione di miglioramento. Quindi diciamo è un contesto ancora abbastanza frammentato e che potrebbe, che ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, e si aspetta che comunque quelli che stanno recuperando poi trascineranno a rialzo anche gli altri. Ancora, perché credo che siamo alle battute conclusive della conferenza, vediamo se c'è qualche sollecitazione diversa rispetto a quelle che abbiamo sentito fino adesso. Qua si sta parlando chiaramente di quelli che sono gli spread delle azioni che prenderà la BCE e quali saranno le condizioni per un'azione. Quindi a luglio tutti i tre principali tassi di riferimento saranno impattati. Ma non c'è ancora stata una decisione su quale entità sarà messa in atto a luglio. Ma che comunque l'obiettivo è quello di dare una buona simmetria ai tre tassi di riferimento. Qua sulle condizioni sulla questione dell'antiframmentazione, quindi su eventuali avvitamenti degli spread. La cosa più importante, dice Lagarde, è che ci sia trasmissibilità della politica monetaria nell'euro area, e quindi non ci sono dei livelli specifici che possono portare a un innesco non condizionato, quindi non più condizionabile dell'azione da parte della banca centrale. Quindi in buona sostanza non fa altro che tenersi ancora una volta le mani libere sulla possibilità di agire a livello di politica, a livello di attività da parte della banca centrale europea nel caso di problemi sugli spread sovrani. Sugli spread con i vari paesi. Ok, penso che stiano chiudendo, Emanuele, proviamo a guardare, a monitorare, ma penso che stia sì. Adesso stanno passando alle domande quelle. Esatto, intanto anche il mio auricolare mi ha salutato, quindi chiedo alla regia tutto in diretta di aprirmi la cassa in studio, perché altrimenti non riesco più a sentire Emanuele, ma adesso ti risentirò di nuovo. Allora, intanto facciamo un giro di mercati, perché la situazione ovviamente delle borse è peggiorata.
peggiora il tono proprio dei mercati europei. Adesso ripartiamo dallo spread che è già inquadrato, eccolo qui, ha raggiunto 225 punti base, è il rialzo del differenziale tra BTP e Bund del 6,77%. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,67-5,90%. Ecco qui, Emanuele, poi mi dici cosa ne pensi, bisogna vedere se è una reazione, come dire, immediata e momentanea rispetto a quello che è accaduto durante la conferenza stampa, che è stata una conferenza stampa e molto molto accomodante, nonostante appunto l'annuncio del rialzo dei tassi di interesse, non da questa, ovviamente da questa riunione, ma dalla prossima. Quindi il rialzo e il rendimento del decennale italiano 3,67 con un 5,81%. Abbiamo visto che sull'euro-dollaro non è, no, adesso siamo scesi sotto l'1,07, quindi l'euro ha perso e sta perdendo terreno nei confronti del dollaro, meno 0,22, il cambio a 1,06,92, e appunto dicevamo le borse hanno perso, insomma, ulteriore smalto. Guardate qui il nostro indice FTSE MIB sta continuando a aumentare le vendite, siamo a meno 2,39% in questo momento. Il CAC di Parigi è la peggiore ancora piazza affari in Europa, CAC di Parigi meno 1,46%, l'IBEX di Madrid cede l'1,41%, il DAX di Francoforte cede l'1,62% e il FTSE 100 l'1,11%. Allora, situazione momentanea o appunto i mercati in generale, gli investitori non hanno accolto benissimo questa impostazione della Banca Centrale? Beh, gli investitori non hanno accolto benissimo questa impostazione della Banca Centrale, non colgono mai bene qualunque diciamo, impostazione del prezzo del denaro sopra lo zero, come sono stati abituati a fare negli ultimi 2 anni nello specifico, ma in Europa da molto più tempo, quindi è la prima volta che si vedono rialzare i tassi, probabilmente dall'epoca Trichet, quindi ci sono persone che sono cresciute, hanno fatto l'università, hanno cominciato a lavorare senza aver mai visto un po' di inflazione, e ci sono persone che pensavano che magari i tassi di riferimento della BCE fossero, non potessero essere diversi da zero, stando alla storia. È una situazione che però è così, non, è il nuovo normale, è una situazione, diciamo, che era normale prima, che era forse anormale negli ultimi 8 anni, e che è ritornata su dei livelli o comunque su dei funzionamenti più adeguati, insomma, a una gestione, diciamo, ordinaria dell'attività economica, della politica monetaria. Chiaramente i mercati non rispondono bene in questo momento, hanno quello che viene chiamato negli Stati Uniti taper tantrum, ma quando si fa tapering, quando si esce dalla fase di politica monetaria iperaccomodante o accomodante, si rialzano i tassi, i mercati fanno i capricci, taper, e per cui stiamo assistendo a questo. Sarà una fase duratura, questa è chiaramente la questione da vedere. Continuiamo tuttavia a mantenerci su dei livelli di prezzo molto elevati, perché non siamo scesi del 50%, comunque non abbiamo visto delle correzioni esagerate, continuiamo a mantenerci su dei livelli tutto sommato abbastanza elevati, perché se io guardo il DAX di Francoforte siamo su dei livelli, insomma, molto più alti rispetto alla fine del 2019, prima dell'inizio della pandemia, e tutto sommato abbastanza vicini ai massimi toccati nel 2000, a cavallo tra 2020 e 2021, per cui, diciamo, non ci sono stati dei collassi e dei crolli. È chiaro che comunque continuiamo a mantenerci su questi livelli, anche perché le aziende continuano a godere, almeno per il momento, di buona salute, quindi a creare rendimenti per gli investitori. È chiaro che con l'obbligazionario che supera e sfonda il 3%, si conforma, diciamo, quella rotazione che porta dall'azionario all'obbligazionario, che chiaramente è considerato meno rischioso, e se i rendimenti sono tutto sommato comparabili, è chiaro che la situazione rischia di spostarsi. Ecco, siamo in una situazione di
cambiamento di paradigma sui mercati che si associa ad un aumento dei tassi di interesse che poi andrà a rinormalizzarsi molto probabilmente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Chiaro che continuano a permanere dei rischi importanti, soprattutto sul fronte guerra e quindi sul fronte materie prime e sul fronte inflazione. Esattamente, esattamente. Intanto adesso c'erano proprio in corso i saluti finali, perché forse è andato voce anche a qualche giornalista che era collegato, e siamo anche prossimi all'apertura di Wall Street, magari la vediamo insieme e poi ti saluto, Emanuele. I futures comunque di Wall Street erano in negativo, anche perché oggi sono arrivati i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione che sono aumentate, e c'è proprio timore che ci possa essere proprio una frenata brusca nell'economia, anche perché lì parliamo dell'America, della Fed, però insomma la Fed invece è stata non è stata molto più tempestiva, in realtà è stata più tempestiva dell'Europa, perché i dati sull'inflazione americana chiaramente sono risultati più preoccupanti prima, no? Rispetto a quelli europei, però ovviamente adesso c'è quello che dicevi anche tu, no? Paura che non si riesca a mantenere questo equilibrio. Allora vediamo se ha aperto i battenti Wall Street, manca un minuto, insomma in conclusione. Cosa? Dimmi Emanuele. L'Unione Europea hanno proprio due inflazioni diverse, quella americana legata al surriscaldamento dell'attività economica e quindi dei consumi e quindi non necessariamente esogena, noi più legata all'aumento dei prezzi delle materie prime, ma anche una formazione del piano di aiuti e di stimoli completamente diverso. Gli Stati Uniti hanno immesso immediatamente nel sistema liquidità importantissima attraverso i vari programmi, noi abbiamo avuto un inserimento molto più dilazionato, che è il motivo per cui da questa parte dell'oceano abbiamo visto l'inflazione comunque molto alta, ma non così preoccupante l'inflazione da consumi come se è stata negli Stati Uniti. Quindi sono proprio due scenari diversi, l'America ha iniziato prima con gli aiuti e prima anche con la normalizzazione di politica monetaria. Noi abbiamo seguito un po' a distanza, ma comunque con un'azione analoga, perché la risposta deve essere certo. Quella. Intanto è tutto in rosso, facciamo una panoramica proprio che comprende Europa e America, che ha aperto tutto in rosso, perché abbiamo già visto, insomma, il nostro FTSE MIB cede ancora più del 2%, meno 2,12%, il CAC di Parigi cede l'1,40%, l'IBEX di Madrid lascia sul parterre l'1,31%, il DAX di Francoforte l'1,62%, il FTSE 100 perde l'1,10%, e poi ancora l'S&P 500, appunto anche l'America, aperto in negativo, meno 0,56, il Nasdaq cede lo 0,63 e il Dow Jones lo 0,25. Cosa ti aspetti per le prossime ore, Emanuele, in conclusione, insomma, dopo che adesso c'è stato un allineamento, no, tra la banca centrale americana e quella europea? Cosa ti aspetti dai mercati? C'è stato un ravvicinamento, un rientro del disallineamento. Sì, bravo. Diciamo, giusto. Quello è proprio l'indicatore principale. Ma io mi aspetto, tutto sommato, una giornata di debolezza che potrebbe proseguire anche nelle prossime ore, con una chiusura europea in negativo e una chiusura probabilmente anche negli Stati Uniti in territorio negativo, proprio perché tutti gli occhi sono chiaramente centrati sui prossimi dati, soprattutto quelli legati all'inflazione negli Stati Uniti, che è attesa stabile o in lieve arretramento. Quindi questo potrebbe, diciamo, dare qualche informazione ulteriore su quelle che sono le prossime mosse da parte della Fed, che chiaramente potrebbe aprire le danze. Okay. Ha un'analisi un po' diversa di quella che abbiamo visto adesso. Comunque siamo direzionati là e i mercati molto probabilmente continueranno ad essere, tutto sommato, interlocutori laterali,
ma sulla fase di debolezza relativa rispetto ai massimi toccati. Assolutamente sì. Allora, io naturalmente ringrazio Emanuele Rigo per il commento e per, insomma, aver fatto da portavoce, ti definisco così, oggi, tra la riunione della BCE ad Amsterdam, perché si è riunita in Olanda il board, e noi, il nostro studio. Ti ringrazio tantissimo, Emanuele, ci sentiamo presto sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie a te, Emanuela, buona giornata. Grazie davvero Emanuele Rigo, per qualsiasi cosa vi aspetta, se volete prendere contatto con lui per qualsiasi tipo di analisi e informazione. E naturalmente io ringrazio voi per averci seguito in questa insomma, diretta dedicata alla Banca Centrale. Naturalmente vedremo da domani in avanti quello che succederà sui mercati, e soprattutto, visto che è ciò che ci ha detto Christine Lagarde, si terrà ben presente l'outlook, le previsioni, quello che accadrà. Insomma, chiaramente la ricetta non cambia, quella di navigare a vista, stare alla finestra e vedere un po' quello che il mercato ci propone a seconda delle notizie che ci circondano. Grazie per averci seguiti, grazie anche per tutti i vostri messaggi, avete mandato anche messaggi di saluti, ringrazio voi che ci seguite sempre, seguiteci sempre anche sui social, e adesso prosegue comunque il nostro palinsesto. Noi torniamo live domani mattina, vi aspetto io a partire dalle 9.45, comunque ripeto, il nostro palinsesto continua. Grazie anche alla regia, Luigi e Alessandra, che mi hanno seguita. Buon proseguimento.